day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one in line too. I'm fine, baby, how are you? I would send them, but I know that it's just not enough. Un cognome di quelli importanti, no? Un cognome di quelli che hanno segnato la letteratura italiana. Partiamo da qua e ci presentiamo il professor Carmelo Ariosto. Siamo dentro lo stand del comune all'inizio dell'infiera artistica di San Pierniceto. Sopra avete una bellissima mostra, qua accanto a me dei ragazzi che indossano dei panni tipici. Allora, professore, parliamo un po' della vostra Sicilia Arte, perché questo è il nome della vostra associazione, e che cosa propone, e nella fattispecie cosa succede qui a San Pierniceto? Okay. L'associazione Sicilia Arte è nata proprio con l'intenzione di recuperare le antiche tradizioni siciliane, e per questo si dedica a varie attività. Le attività che presentiamo stasera qua sono due. La prima è la, troveremo in alto, è la mostra della Madonna della Lettera, dove, nella quale viene ricostruita tutta la storia delle origini del culto alla Madonna della Lettera, patrona di Messina. E invece questi ragazzi indossano degli abiti di cui ho fatto una ricerca storica, e appartenevano al popolo siciliano. Tra poco infatti uscirà un mio libro proprio dedicato ai costumi popolari in Sicilia, nei quali ci sono proprio delle stampe antiche con dei ragazzi, con della gente del popolo siciliano con questi abiti. E se non siete voi, no, i diretti interessati ad operare in tal senso per rendere ancora più visibili le tradizioni, allora un po' si andrebbe a perdere il percorso del popolo siciliano. Infatti è una cosa molto importante, ma noi nella nostra associazione ci teniamo proprio a lavorare con i bambini, nel senso nelle nostre attività coinvolgiamo gli alunni. Infatti questa mostra che avete visto, che c'è esposta qua, è già stata vista da 1200 bambini. Complimenti. Grazie, proprio perché è giusto che i ragazzi abbiano l'amore per la propria terra e per le proprie tradizioni. E ora proprio, infatti è molto coreografico anche a guardarli, questi ragazzi proprio che sono di varie parti, sempre del messinese, indossano questi abiti, in particolare sono proprio quelli che venivano utilizzati dai nostri nonni, un po' benestanti. Allora professore, io come mia natura sono abbastanza rompiscato, allora voglio far presentare nome, cognome e provenienza di questi ragazzi. Siamo rimasti così, è un accordo tacito, io non farò altre domande se non queste. Allora, ciao, come ti chiami? Roberto Crisafulli, Nizza di Sicilia. Questo vestito ti dona parecchio. Grazie, grazie, grazie mille. È la prima volta che lo indossi? Sì, fatto su misura. Ma tu e le tradizioni siciliane avete qualcosa a che fare? I tuoi nonni raccontavano, tramandavano? Certo, sicuramente, sicuramente. Mi raccontavano e quindi... Forza Sicilia. Sempre. Ciao, come ti chiami? Luisa Grillo, da Torre Grotta, provincia di Messina. Quindi qua, quattro passi. Sì, sì, vicina, vicina. Questo bel vestito? Rappresento la sposa di un tempo. Senti, se ti facessi una domanda indiscreta, tu andresti a sposarti oggi così? Oggi no. Cioè, mi tirano qualche arancia dietro. Infatti no, oggi no. Ciao, come ti chiami? Angela De Salvatore, vengo da Giammaro. Quindi anche qua vicino in zona. Per la prima volta indossi questo vestito? Sì. Ti è piaciuto? Sì, sì, abbastanza. È una nuova esperienza. Ciao. Veronica Cucinotta, vengo da Nizza di Sicilia. Però non è la prima volta che indosso questo vestito. Sì, la veterana, si vede. Hai fatto altre sfilate? Sì, sempre con il professore. Complimenti. Grazie. Dulcis in fondo, ammiratolo in tutta la sua bellezza e il suo splendore, si presenta? Mi chiamo Giuseppe Annone, vengo da Rocca Lumera. Insomma, un bel abito pure questo, no? Forse il cappello è un po' scomodo. Sì, no? Sì, un po' scomodo e un po' brutto. Però ci tocca, lo dobbiamo fare. Indossarlo. È la prima volta per te? Sì, sì, indosso questo vestito, sì, è nuovo. È fatto si vede.
raccomando, non glielo sgualcire, perché sennò il professore poi gli dà botta. No, no. Allora, complimenti, ciao.